Giorno di scuola, noi ci presentiamo. Uno di voi dice come si chiama e che cosa vuole fare. Prego, chi vuole cominciare? No, Lena, comincio io da Lena. Lena, ti puoi alzare un attimo? Lena ha deciso di non parlare per il momento e noi la rispettiamo. Va bene? Allora, avanti. Prego, Gennaro, comincia tu. Forza. Io sono Gennaro e se permettete vorrei farmi i cazzi miei. Ascoltate bene, la battuta di Gennaro mi dà la possibilità di fare una piccola spiegazione. Prego, seguitemi. Gennaro ha appena affermato fare i C puntini puntini miei. Alla parola C puntini puntini avrebbe potuto sostituire la parola fatti. E veniva così, fare i fatti miei. Il senso è lo stesso e ci potevamo evitare una piccola volgarità. Vogliamo ripetere la battuta? Io sono Gennaro e vorrei farmi i cazzi miei. Allora, continuiamo a presentarci. Anna. Io sono Anna. Fatela parlare. E sono venuta qui perché devo fare una cosa col professore. Però è segreta e non ve la posso dire. C'è la cioccola! Siete dei cafoni. Chi si vuole presentare? Nicola, prego. Allora, io sono Nicola e vorrei chiederle il permesso di potermi alzare. Alzare? Prego, alzati. Perché non riesco a stare seduto al banco. Ah no? E perché? Mi mette l'ansia. Per questo che ho smesso di andare a scuola. Ho letto che addirittura ci sono dei filosofi antichi che avevano delle scuole in cui si poteva passeggiare. Teresa, presente. Ciao. Ciao. Ma scusate, ma perché state a scuola tutte e due? Ma i ragazzini chi li tiene? I pizzerilli stanno con la signora del piano di sopra. Sicuri? Sicuri. Guardami negli occhi. Sei sicura, Teresa? Ah. Scusate, ho fatto tardi. Davidello, in versione biondo platino. Prego, ma chi è questo? Persona? Oh, ma si scende. L'ho fatto per dire comunque, è biondo. Sono contento che sei. Io per niente, l'ho fatto solo perché. Per fare un favore a uno. Che rispetto. Vabbè, va. Visto che siamo tutti e 36, vi volevamo dire che vi dividiamo in due classi. Questa metà qua va con la professoressa Rosaria a fare la prima lezione d'inglese. Quest'altra metà, invece, va a fare la prima lezione di matematica con la professoressa Antonia. Facitemi un bucchino, professore, la matematica no. L'espressione facitemi un bucchino sarebbe da evitare, se è possibile. Va bene? Era tanto per dire, professore. Ecco, anche tanto per dire, se si può evitare, meglio. Giusto, questo non è una mala parola. Ah no? E qual è la mala parola? Infame, spia, sbirra. Viste, ma professore. Vi presento Davide Palumbo, detto Davidello. Chi è? Lo sapete tutti. Quello che vuole invece non lo sa neanche lui. E dopo 35 minuti...